Quale miglior modo per dare il benvenuto all'ospite di oggi, un violinista? Buongiorno Gianfranco Lupidi. Buongiorno. Ho pensato a questo piccolo omaggio di un film che io ho amato, da profana quale sono di musica classica, che è Il concerto di Radu Mielanu, che è un regista insomma particolare e che appunto in questo film parla di un'orchestra un po' bizzarra alle prese con Tchaikovsky. Come se la cavava questo violinista? Questo violinista è bravissimo, e se, come mi dicevi tu, erano un po' arrugginiti, non lo era affatto. Sì, arrugginito. Nel film l'orchestra è ferma diciamo da 20 anni, certo. Da quando il proprio direttore è stato esonerato, certo. E poi però riescono a addirittura passare per l'orchestra del Bolshoi ad approdare all'opera di Parigi. Ma come sono i rapporti in un'orchestra? Perché oggi parliamo di questo, parliamo di un'associazione che ha lunga vita, dall'84 che siete attivi, certo. C'è un bel progetto in mente, però mi interessa veramente scoprire che tipo di rapporto si crea in una famiglia allargata come un'orchestra. Ma la nostra è un'orchestra da camera, quindi un ensemble cameristico si distingue da un'orchestra di stabile, come può essere una ICO, una sinfonica di una regione o un'orchestra di una grande città, perché si incontra solamente quando ha dei progetti e dei programmi da preparare e da realizzare. Quindi è una bellissima famiglia in fondo, anche perché i musicisti si scelgono tra loro nel corso degli anni e ovviamente quelli che vanno d'accordo continuano ad andare d'accordo e vanno sempre di più insieme. Chi invece si trova in disaccordo automaticamente si divorzia. Divorzia. Fate anche voi di quasi matrimoni. Esatto. Quindi è una selezione che avviene nel corso degli anni, la nostra selezione è lunga quasi 30 anni perché siamo nati nell'84, ricordo il 29 settembre dell'84, e da lì tanta strada è stata fatta e quindi questa selezione di cui tu parlavi è più che avvenuta. Ormai siete quindi proprio scremati, i rapporti provati. Sono assolutamente molto buoni, certo i caratteri sono diversi, le scelte musicali che si vorrebbero fare sono diverse, ma poi abbiamo i nostri direttori di fiducia che vengono da noi e mettono un po' tutti d'accordo. Allora, sul vostro sito e anche sul vostro profilo Facebook chiaramente vi definite come un'associazione che vuole diffondere la musica classica nel mondo, però soprattutto vi concentrate, da quello che ho capito, su compositori abruzzesi e su produzioni strumentali e vocali non proprio tanto note. Beh, noi abbiamo l'orchestra da camera che è il nucleo fondamentale della nostra associazione. Come sai, l'orchestra da camera è formata da tutti strumenti ad arco, violini, viole, violoncelli e contrabbasso, col cembalo quando si affrontano programmi barocchi. E, all'interno del nostro gruppo grande, diciamo, ci sono altre realtà, che sono il quartetto d'archi o il quintetto d'archi, l'ensemble barocco, due violini, violoncello, contrabbasso che si unisce a voce, a mandolino, a strumenti a fiato, a flauto, eccetera. Quindi dipende un po' da quelle che sono le formazioni e dalle formazioni dipende anche il repertorio scelto. Il repertorio di ricerca è soprattutto quello dell'ensemble barocco. L'ensemble quindi barocco ha effettuato ricerche e ha inciso anche due importanti CD, uno dedicato a Michele Mascitti, per la prima volta inciso da noi nelle sonate a tre, e un altro dedicato a Tommaso Albinoni. Tommaso Albinoni, i balletti a tre dell'opera 3, per tutte prime incisioni assolute. Invece l'orchestra da camera affronta sì anche il periodo barocco, ma si è anche un po' allargato, ha registrato Pergolesi, barocco, Boccherini un po' più avanti nel tempo. E, ad esempio lo Stabat Mater di Boccherini, inciso per la Tactus, recentemente, pur essendo un disco ormai che ha due o tre anni, recentemente è stato recensito proprio da una rivista francese, ma una delle più prestigiose al mondo, che è la Diapason, e ha avuto 4 Diapason su 5, questo ci riempie ovviamente di gioia. Onore a voi. Certo, infatti. Parliamo adesso delle domeniche d'autunno, a parte che devo dire che mi piace l'idea dell'autunno con la classica, si sposano veramente bene, certo. Non lo so, li trovo molto appropriati. Poi oggi è adattissimo, infatti il primo autunno esatto, vi va benissimo. Adattissimo al chiuso di una sala. Ad ascoltare. L'abbiamo detto prima, con il nostro esperto meteo, questo weekend non c'è speranza, pioverà, quindi quale migliore occasione questa domenica
per partecipare alla prima delle 9 esatto. domeniche d'autunno. Si va avanti fino a Natale, certo. è un evento molto ricco. La nostra stagione concertistica è ormai alla 19ª edizione, inizia domenica 14 ottobre alle 18 e va avanti per tutte le domeniche dal 14 ottobre fino al 16 di dicembre. Si compone ormai, forse dalla nascita, di due importanti filoni, uno è il solista e l'orchestra, che è l'eredità di una serie concertistica che noi avevamo iniziato tanti anni fa. Ecco, la vogliamo spiegare per chi come me magari non riesce proprio bene? Ecco, lo stava facendo. Il solista e l'orchestra praticamente vede protagonista un grande nome, uno splendido solista di svariati. Nel corso degli anni abbiamo avuto tutte le prime parti praticamente della Scala di Milano, dell'Orchestra di Santa Cecilia, oltre a grandissimi artisti italiani e anche stranieri. Quindi di fama nazionale oltre. Esatto, che accanto a direttori di altrettanta fama montano con noi un programma con la nostra orchestra che proporremo nel solista e l'orchestra. E quindi inizieremo praticamente il 14 con un solista un po' sui generis, perché è Enzo De Caro, è una voce recitante che stavolta, è non è uno strumentista, che è un attore arcinoto. Ha cominciato con la Smorfia, Ale Lorena. Ma è anche uno splendido attore teatrale, anche uno sperimentatore. Questa parte di sperimentazione fa parte questo nostro concerto montato con il maestro Scogna, che è un bravissimo direttore, un grandissimo conoscitore della nostra musica italiana contemporanea, oltre ad essere lui stesso compositore. E nel primo pomeriggio, perché il concerto è alle 18 alla Sala San Carlo del Museo Archeologico, presenteremo 4 prime assolute di compositori italiani. E avremo composizioni di Pietro Picchi, di Cristian Carrara, di Riccardo Riccardi e di Albino Taggeo. Quindi tutte opere inedite? Sono queste 4 opere inedite affiancate ad altrettanti brani da camera di repertorio di Grieg, di Puccini e di Bartok. Ecco, allora, innanzitutto voglio puntare un attimo l'attenzione sul fatto che non sono semplici concerti, perché in abbinamento c'è il fatto che la location in cui avvengono è il Museo Archeologico. Certo. Che già questo, sono curiosa di capire come è nata la collaborazione. E poi ci trovo qui una buona manovra business per attirare i più giovani, l'aperitivo in musica, perché è fondamentale unire il piacere del palato a quello dell'udito. Come dicevo, il solista e l'orchestra si sviluppa in 4 appuntamenti che sono pomeridiani. Invece l'aperitivo in musica, che è nato proprio in collaborazione, strettissima collaborazione con il museo, è nato anche in collaborazione con diverse realtà gastronomiche, imprese anche di produttori di formaggi, di olio, di salumi, eccetera, che dopo il concerto fanno assaggiare i loro prodotti e le loro realizzazioni nell'atrio del museo. La trovo una brillante idea. Sì, però queste si tengono la domenica mattina. Quindi alterniamo il solista e l'orchestra la domenica pomeriggio e gli aperitivi in musica alle 11 della mattina. Con gli aperitivi in musica, che vedono realizzazioni di concerti di ensemble cameristici. Ma non finisce qui, perché l'aperitivo in musica ha anche una presentazione della dottoressa Di Felice, che è la direttrice del museo archeologico, che di volta in volta presenta un'opera o di una mostra o di proprietà del museo stesso. 5 minuti che sono dedicati all'arte. Quindi uno viene prima ad ascoltare, prima a mangiare. No, prima c'è la presentazione della opera d'arte. Ah, ok. Poi segue un concerto. Okay. Poi si va nella caffetteria del museo a mangiare. E poi è libero. Beh, insomma, un bel programmino. Ma non solo. Si vanno a soddisfare tutti i sensi. Non finisce qui, perché i servizi didattici del museo stesso, e qui è la stretta collaborazione proprio col museo archeologico, durante il concerto e durante la presentazione dell'opera d'arte, intrattiene i bimbi dai 6 agli 11 anni con dei percorsi didattici all'interno del museo.
Questo quindi una volta ottimo. Colorano, una volta visitano, che so, le abitazioni dei nostri antenati, insomma sono tante attività che si realizzano in un'ora, un'ora e mezza. Dalle anche questa 11 è una buona mossa per non far sentire i bambini che piangono al concerto, per salvare anche i genitori almeno per quell'ora dai loro doveri. E devo dire, sono tanti i bambini, i genitori che portano i loro bimbi a queste attività creative, sono molto belle. Beh, anche perché insomma questi poveri i genitori che possono respirare un attimo sono ben contenti, anche perché magari uno appunto vuole partecipare. Però si riuniscono poi tutti nell'aperitivo. Vabbè, mi sembra ovviamente giusto, i bambini non possono essere privati di cibo. Bene, allora, questi sono appunto degli eventi che occuperanno tutte le varie domeniche. Abbiamo detto la città in cui si svolgono è Teramo. Io devo dire che mi sono posta una domanda. Mi sembra che Teramo sia molto recettiva sotto questo punto di vista, dal punto di vista della musica classica. Ho recepito bene oppure voi vivete qualche difficoltà? Perché a me sembra che siete abbastanza sostenuti in questo. Assolutamente, Teramo è molto fertile dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista delle altre espressioni artistiche. Ma la musica ha assolutamente è molto vivace, le iniziative musicali. Noi certi abbiamo già una storia, abbiamo dei riconoscimenti che sono quelli del Ministero, del FUS, e quindi ci sentiamo un po' tra virgolette privilegiati. Le difficoltà sono tante, ma chi non ha difficoltà oggi ad andare avanti? Noi grazie a Teramo, grazie al cartellone unico degli spettacoli che ci vede inserire le nostre manifestazioni, abbiamo così bypassato un attimo quella che è la difficoltà di questi primi anni della crisi. Praticamente il Comune di Teramo, unitamente alla Fondazione, ha provveduto a riunire nel cartellone unico quelle che sono le iniziative che hanno una storia, che hanno una valenza non solo cittadina ma anche regionale e nazionale. E tra queste fortunatamente siamo noi. Certo, anche lì i tagli sono abbastanza consistenti, però finora andiamo avanti. Esatto, ne parliamo sempre, anche perché in questo spazio appunto spesso abbiamo ospiti, associazioni, enti locali che appunto cercano poi di tirare sulle somme. E devo dire che ultimamente l'argomento di quale parliamo un po' tutti, sul quale tutti stiamo un po' convergendo, è l'idea delle sinergie, no? L'idea che se a un certo punto bisogna fare unione forza. Certo. Un po' questo è anche il vostro percorso col Museo Archeologico. È ovvio, col Museo Archeologico, ma anche con altre realtà musicali, sia della regione che fuori regione. Si stringono anche collaborazioni per fare nuovi progetti. Noi, la nostra associazione, conta quasi 1000 concerti che non sono sicuramente stati fatti tutti a Teramo nelle nostre rassegne. Questo vuol dire che anche noi vendiamo anche i nostri spettacoli lì dove è possibile, portando anche degli utili e reinvestendoli per quello che possiamo in queste. Quindi fuori regione? Fuori regione, ma noi abbiamo suonato in tutto il mondo, dal Sudafrica all'America Latina, agli Stati Uniti, insomma, Egitto e in Europa ovviamente. Per fortuna poi tornate a casa. No, ma noi siamo legatissimi. Non fate i cervelli in fuga, che non tornano più. Ma portate il messaggio in giro. Tanti e poi di noi vivono a Roma, io insegno all'Aquila, ci sono colleghi che insegnano ai conservatori di Campobasso, eccetera, però la famiglia Benedetto Marcello poi si riunisce quando deve ricreare degli spettacoli, rimontare degli spettacoli come quello di domenica. Adesso sono incuriosita invece dalla personalità di Gianfranco Lupidi, perché avendo un violinista a disposizione, io devo dire che il violino lo amo tantissimo, cioè è un suono che proprio mi seduce sempre, anche se chiaramente so essere uno strumento molto molto difficile. Come è nata la scelta del violino? Ma la scelta è stata assolutamente casuale. Io avevo iniziato con la chitarra. Ho iniziato con la chitarra, ma quando ero piccolo io la chitarra non era uno strumento pareggiato all'Istituto Braga. Per cui a un certo punto, avendo delle buone qualità, dicevano, perché non scegliere uno strumento tra virgolette più serio?
Ah beh, certo. E allora, adesso insorgeranno tutti i chitarristi all'ascolto. Non è per la chitarra, che è uno strumento stupendo e sono tutti difficilissimi gli strumenti, non solo il violino che apparentemente appare più difficile degli altri. E quindi si trattava di scegliere tra pianoforte, il re e la regina degli strumenti, il pianoforte e il violino. E allora, perché no, il violino si trasporta meglio. Giusto, quella è la prima considerazione da fare. E poi è venuta la passione, gli studi prima all'Istituto Musicale, poi a Pescara, poi a Firenze, poi in giro per l'Italia. È più bello suonare o insegnare a suonare? Ma suonare è assolutamente più rilassante. Ah sì, eh? Sì, sì. E, il suonare, lo dicevo con i colleghi, ti crea un momento di assoluto tensione, ma concentrazione talmente grande da isolarti per quell'ora, quell'ora e mezza dal mondo. Io dico sempre che quando suono, anche quando studio a casa e mi isolo, passa tutto, il mal di testa, il raffreddore, la tosse, poi immediatamente quando smetti torna tutto. Ah, ecco, è una panacea, è un momento, un limbo temporaneo. Ci si isola praticamente col proprio strumento, con la musica. Peccato che questi momenti non siano poi tanti, però ci sono ed è un'oasi di pace per noi. Quindi sfatiamo il mito che i musicisti passano tutta la giornata a suonare, non è più vero? Oddio, chi organizza deve pensare a tante cose, come me, come chi mi sta vicino, deve pensare a tante cose, per cui purtroppo non si può studiare tutto il giorno, altrimenti tutti quelli che sono i rapporti con gli altri artisti, con le istituzioni, con il museo piuttosto che con il comune, piuttosto che con gli assessori, piuttosto che con la tipografia, eccetera, vanno per forza mantenuti, altrimenti tutto questo non si potrebbe mettere insieme. Certo, abbiamo detto che siete attivi dal 1984, quindi ne avete vista di storia e ne avete anche fatta. E, di fronte a un periodo di tempo così lungo mi viene subito da chiedere che tipo di cambiamento avete percepito innanzitutto proprio nella vostra musicalità, nel vostro essere complici, ma poi anche nel modo in cui siete stati recepiti dagli altri e dai vostri studenti. C'è stato un cambiamento anche nell'essere studente di conservatorio? Sono diversi da come erano prima o sono sempre gli stessi come approccio? È una domanda facile per certi aspetti e difficile per altri aspetti. Allora, quando studiavamo noi tutto era una conquista, cioè praticamente anche il doversi spostare, l'essere gratificati ad esempio dal proprio insegnante per una partecipazione in un gruppo da camera o in una orchestra come la nostra era vista come una sorta di promozione, no? Adesso è un po' tutto un po' tra virgolette dovuto, come se il chiamare un allievo anche bravo fosse quasi dovuto. Invece, sono più spavaldi, sì, forse? Sono un po' più, decisamente più spavaldi. Può avere in questo modo, dire, magari però, è stato anche YouTube a incentivare questo tipo di atteggiamento. YouTube, la facilità con cui si accede, noi non pensavamo assolutamente a un profitto quando abbiamo fondato Benedetto Marcello, tant'è vero che i primi forse 5-6 anni abbiamo rimesso di tasca nostra tanto quello che facevamo, i concerti, le prove, la benzina. Quando si dice che la musica è sacrificio. Era molto sacrificio. Adesso pretendono un po' troppo subito, però c'è anche da dire un'altra cosa, oggi è tutto molto facile, basta cliccare su un computer o su un video e appare tutto, quindi chi come i nostri allievi si cimentano, prendono l'archetto, il violino e cercano di tirare fuori dei suoni da uno strumento e dagli strumenti in generale così difficili è assolutamente da premiare. Certo. Perché un bimbo di 10 anni che si cimenta e inizia a studiare uno strumento, io stesso che l'ho fatto, però mi fa tanta tenerezza. Questo è bellissimo. Devo tornare dire, indietro. Va assolutamente incoraggiato e premiato solo per il fatto di voler tentare. Ecco, ma infatti il conservatorio, no? Tutti sappiamo essere veramente una palestra di vita molto severa, sì. A quale è anche difficile resistere. Ma come mai una passione così forte può essere anche così
sofferta, cioè, non so, faccio il paragone con altri mestieri, anche diventare avvocato è difficile, anche certo. Diventare medico è difficile, però sembra che il conservatorio sia veramente qualcosa per cui devi avere un'indole, cioè uno sforzo proprio. No, bisogna avere assolutamente la predisposizione e le qualità. E poi una grande forza di volontà, assolutamente, unita, poi tenendo conto che questo tipo di studio si intraprende, come dicevamo, da tenera età, quindi 8, 9, 10 anni, e se non c'è tante volte il supporto e l'incoraggiamento dei genitori, dell'insegnante, degli insegnanti, eccetera, è ovvio che è un percorso talmente in salita che va un po' a finire subito. E poi un po' come lo sport, anche lo sport a un certo punto quando diventa minimamente agonistico è molto sacrificio anche per i ragazzini molto piccoli e quindi va un po' assimilato e accostato a una disciplina sportiva, allenamento, prestazione, eccetera. E infatti anche lì ci vuole, oltre alla prestanza fisica, una certa... ci vuole predisposizione e anche molto allenamento. E lo stesso vale per noi, predisposizione alle attività musicali e anche molto esercizio, studio. Ma c'è uno strumento che è più difficile dell'altro? Perché prima diciamo il violino è considerato tra i più difficili, però è vero e non è vero? Ce n'è uno che veramente richiede più fatica e uno che invece magari possiamo consigliare a ognuno tutti? Ognuno ha delle difficoltà, gli strumenti ad arco come il violino hanno la difficoltà dell'arco, dell'emissione del suono, perché sembra più difficile, perché il primo approccio è quello più difficile, cioè il tirare il suono da un violino, da un violoncello è sicuramente il momento più traumatico, mentre invece il pianoforte è apparentemente più semplice perché ci si siede e i suoni sono già fatti, però poi col passare del tempo ognuno ha le sue difficoltà e quindi... Io ho profonda stima per chi sceglie il violoncello solo per l'enorme peso che scelgono certo, di portarsi. Il contrabbasso è ancora peggio. Ah certo, il contrabbasso non ne parliamo, il pianoforte vabbè, però almeno il pianoforte ha le rotelle. Il pianoforte non lo porti perché lo trovi dove c'è il concerto, dell'esibizione, lo trovi il pianoforte, non lo puoi assolutamente portare, però il contrabbasso, alcuni strumenti a fiato molto pesanti, eccetera, anche lì l'emissione del suono, per esempio la partenza e l'inizio è molto difficile perché mettere un suono su alcuni strumenti ad ancia è complesso, particolarmente complesso. Ecco, sul violino si parla anche spesso, ho letto anche ieri un po' di considerazioni, è molto importante che tipo di legno si va a usare, ci sono diverse componenti. Beh, nella costruzione, certo. Ecco. Ma si parla poi del famoso Stradivari, no? Si sa che alla fine il sogno di ogni violinista è possedere uno Stradivari, però alla fine, insomma, per quanto lo strumento possa essere importante, ci dovrà essere un'altra assolutamente, componente di bravura. Assolutamente, se non c'è la grande abilità di chi lo suona, anche uno Stradivari serve a poco, secondo me, io l'ho sempre detto, uno strumento bellissimo in mano a uno che... Quanto costa un violino adesso? Proprio una domanda. Ma il violino è assolutamente, parte da poche centinaia di euro per quelli insomma da studio, può arrivare a milioni, insomma sono stati aggiudicati Stradivari a svariati milioni di euro. Ecco, adesso voglio tornare invece alla manifestazione, perché appunto abbiamo detto l'aperitivo, che ho voluto leggere nella mia chiave, un modo per incentivare i giovani a partecipare, ma c'è partecipazione dei giovani a questo tipo di manifestazione o magari c'è una fascia di età un po' più... Quella è una fase fatura, un po' critica. I giovani in percentuale sono sicuramente meno rispetto a quelli che hanno un'età più matura. E secondo me alla musica classica si arriva dopo un percorso di ascolto che passa attraverso il facile ascolto a cui siamo abituati oggi e a una ricerca che poi ognuno deve sentire per sé. Certo ci sono i giovani, per esempio, che studiano, alcuni che sono molto assidui anche a queste manifestazioni perché sono incuriositi e studiano, però già sono certo. Appassionati, e quindi, ma non tutti. Il grave problema anche degli allievi del conservatorio sono che magari ascoltano molta musica sul computer, in televisione, eccetera, ma non dal vivo. Sembra un errore grande per un musicista. Beh, è un grosso errore perché poi la musica dal vivo, quella che ti vede certo. Protagonista, no? E quindi questo è un grave errore. Certo, anche qui entra in gioco un discorso che spesso ci sentiamo fare e dire, la facilità di ascolto della
del jingle televisivo, per intenderci, è proprio l'antitesi di quella che è il discorso musicale che noi proponiamo nei concerti. Quindi dovete fare una bella guerra contro tutto ciò che esce dai media, fondamentalmente. Non la guerra, ma è assolutamente l'antitesi. Quando l'ascoltatore capisce questo, il giovane soprattutto, che è abituato a recepire poche battute, ma di grande impatto, e non capisce invece che anche poche battute estrapolate da una grandissima composizione fanno parte di una, magari di una sinfonia che ha una durata di mezz'ora, ma di cui lui conosce solamente 10 secondi. Quando capirà questo e avrà la volontà e la forza di incuriosirsi, allora magari andrà ad ascoltare la sinfonia e anche qualche concerto. Che poi in realtà penso, almeno per me, l'aspetto più affascinante di questo tipo di concerti è che risultano veramente anacronistici, nel senso che uscite proprio fuori da quel tipo di musica a quale appunto siamo abituati, si torna indietro, no? La musica, però, io lo dico sempre a chi dice io sono ignorante in materia, non vengo perché non la conosco la musica. La musica non va, non tutti la possono conoscere e praticare. Come guardare un quadro. Quello che dicevo per me quando studio, quando faccio un concerto, che ci si estranea dai problemi, vale anche per l'ascoltatore, deve valere soprattutto per l'ascoltatore. Se un ascoltatore viene al concerto di un'ora e poi invece sa pensare a un'altra cosa, è meglio se non venga. Quell'ora deve servire appunto per se stessi, per perdersi in quello che si sta ascoltando. Poi può piacere, non può piacere, ad effettuare una critica, però deve servire a quello. E la musica dal vivo è assolutamente molto diversa da quella ascoltata dallo stereo, dal computer, perché appunto andando in una sala da concerto ci si concede quell'ora per se stessi. Esatto, fuori da tutto. E anche quello che succede parlando di cinema. Certo, andiamo a guardare un bel film e ci concentriamo su quello e dimentichiamo. O anche un bel giro in una mostra. Ma certo, ovviamente. L'arte serve a quello. Serve a quello, e meno male che c'è, specialmente nei momenti difficili. Quindi non è anacronistico. Chi sceglie di venire ai concerti ha già capito questo. Ah, ok, va bene. Allora devo venire, così almeno posso dire che io ho capito. Certo. C'è invece un errore che un musicista non deve mai fare? L'errore che un musicista non deve mai fare è quello di sottovalutare le persone che ha davanti. Cioè l'errore che alcune volte si fa, ma il rispetto cioè dell'ascoltatore. E il rispetto dell'ascoltatore passa attraverso varie fasi. Ci siamo abituati, abbiamo abituato anche i nostri ospiti, ad esempio, ad illustrare brevemente le composizioni che stiamo ascoltando, che andiamo a presentare di volta in volta, soprattutto quelle di cui parlavamo prima, gli inediti sia del Settecento che le nuove composizioni. E poi il rispetto passa anche attraverso la cura dei programmi, il proporre sempre cose nuove, perché altro punto molto delicato è, lì torna in gioco la pigrizia nell'ascoltare sempre le stesse cose, passa attraverso anche questo, proporre cose nuove, avere il coraggio di proporre cose nuove. Perché comunque anche nella musica si rischia di incappare nella routine. Si rischia di sempre gli stessi compositori, sempre gli stessi brani, perché piacciono. Ma lì viene meno poi il senso critico, perché se noi conosciamo e sentiamo sempre, per dire, la quinta di Beethoven, rimaniamo lì. Invece bisogna conoscere per conoscere sempre meglio. E poi penso, no, nella musica, certo, specialmente nella musica classica, l'apprendere è continuo, cioè non si arriva a una fase in cui ormai si è arrivati, no, c'è sempre uno studio, un continuo allenamento. C'è un continuo allenamento sia dei brani nuovi che andiamo a intraprendere, sia anche di quelli vecchi, di quelli già fatti, il repertorio che si suona da 30 anni.
Bene, allora io adesso voglio ricordare, prima di chiudere, il primo appuntamento, che è quello di questa domenica 14 ottobre ore 18, la stagione concertistica domeniche d'autunno, aperitivi, musica al Museo Archeologico Delfico di Teramo. Abbiamo detto 9 appuntamenti, i prossimi saranno il 28 ottobre, poi domenica 11 novembre, 2 dicembre, insomma ce ne sono parecchi. E poi inframmezzati ci sono gli aperitivi. E poi ci il sono 21, gli aperitivi. Ogni domenica fino domenica. Poi ci sono anche altri 3 appuntamenti nell'auditorium dell'hotel Abruzzi. Questo però a partire dal 2013. Sì, esatto. Beh, allora... Tutto però fa parte della stagione concertistica in abbonamento, quindi è tutto compreso. Ecco, per informazioni voglio ridare il sito www.benedettomarcello.it. C'è qualche altro riferimento che possiamo dare? Sì, gli abbonamenti sono in vendita presso il Centro Musicale della Noce oppure ai concerti, prima del concerto. E niente. Il primo l'abbiamo detto, sì. Il solista è l'orchestra Enzo De Caro. Enzo De Caro, che insomma tutti quanti conosciamo, e poi Flavio Emilio Scogna, che appunto sarà il direttore. E l'orchestra Benedetto Marcello. Beh, io direi che vale la pena di concedersi questo momento di evasione, l'abbiamo detto che fa bene a tutti, a Teramo, e ringrazio Gianfranco Lupidi dell'Associazione Benedetto Marcello. E il nostro appuntamento di Presto Presto finisce qui, domani Presto Presto sarà in versione sportiva, io torno martedì sempre con la rassegna stampa alle 7:30 e poi parleremo di cinema. Buon weekend.